azioni al ricordo della tragedia di Genova. Parliamo del caso Open Arms. Il TAR sospende il divieto di ingresso in acque territoriali. Una nave della ONG ora è diretta verso Lampedusa. Più di 150 i migranti a bordo da quasi due settimane. Il Viminale, ricorso urgente al Consiglio di Stato e nuovo divieto. La ministra della Difesa Trenta intanto dispone il trasferimento dei minori su navi militari. Vittorio Romano. È la magistratura a risolvere il braccio di ferro tra governo e ONG. Dopo 13 giorni in mare aperto, la nave della spagnola Open Arms può entrare in acque territoriali italiane. Il TAR del Lazio ha sospeso il decreto che vietava l'ingresso e il transito dell'imbarcazione con 147 migranti a bordo. Viola le norme del diritto internazionale del mare in materia di soccorsi, scrivono i giudici. Il comandante della Open Arms non rischia dunque né la multa fino a €1 milione né il sequestro della nave previsti dal decreto sicurezza bis. Potrebbero arrivare già stanotte a Lampedusa, dove ieri sono stati fatti sbarcare due gemellini di 9 mesi con problemi di salute e loro genitori. Gli altri 32 minori saranno trasferiti su navi militari, così come disposto dal ministro della Difesa Trenta. Contro il decreto del TAR, il Viminale ha già annunciato il ricorso ed è pronto ad emanare un nuovo divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Sulla base di ulteriori contestazioni, l'Open Arms, si legge in una nota del Ministero, si è trattenuta in zona SAR libica e ha anticipato altre operazioni di soccorso con l'obiettivo politico di portare i migranti in Italia. Prima della decisione del TAR del Lazio, lo stallo in mare aperto aveva costretto il Premier Conte ad intervenire con una lettera indirizzata proprio a Salvini per chiedere lo sbarco dei minori. A preoccupare sono le condizioni meteo in peggioramento. Onde alte 2 metri battono contro la prua della Ocean Vikings, la nave norvegese di Medici Senza Frontiere. Circa un terzo di loro soffre di mal di mare in maniera abbastanza importante. A bordo 356 persone, 103 i minori. Sono in mare dal 9 agosto. Ci dirigiamo verso nord, annuncia il comandante. Abbiamo bisogno al più presto di un porto sicuro.